Data Valley è una cosa molto semplice. Da 50 anni di più, dal 1961, vengono collocate a Bologna, dove c'è la tradizione dell'università italiana, i grandi calcolatori. Supercomputer, big data, intelligenza artificiale, Internet of Things, tecnologie 4.0. Queste sono le parole del futuro, un futuro che però in Emilia-Romagna è già presente. Qui si concentra oggi il 70% della capacità di calcolo e di storage nazionale e grazie a importanti progetti strategici la regione passerà dalla 19ª alla 5ª posizione mondiale, diventando di fatto la capitale europea dei dati. Da un'enorme quantità di dati è possibile estrarre valore. L'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie che nascono nell'informatica e che ci permettono di creare dei software con elevatissime prestazioni dovute al fatto che imparano da nuovi algoritmi, da dati, da grande quantità di dati e dalle informazioni che noi esseri umani mettiamo. La sede della Data Valley sarà negli oltre 100.000 metri quadrati dell'ex manifattura Tabacchi. Qui sorgerà presto il Bologna Big Data Technopole. Anche il data center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche di Medio Termine ha scelto di trasferire la sua sede dall'Inghilterra proprio al Tecnopolo di Bologna. Questo è la Data Valley, non è una cosa, ma è un insieme straordinario di capacità che però deve essere percepito come la nuova infrastruttura di sviluppo del paese. Ma cosa sono e a cosa servono i big data? I big data, big vuol dire che sono tanti, veramente tanti, quindi analizzati da sistemi, da processori. Questi cosiddetti esperimenti, che in un qualche modo non possono essere fatti in natura, i fenomeni fisici sono descritti in algoritmi. Uno può fare ipotesi, togliere una montagna, o toglierle tutte, togliere gli oceani, vedere che succede. Tutto questo è il frutto di una politica a sostegno dell'economia dei dati su cui la Regione crede e investe dal 2015, facendo lavorare insieme le università, gli enti di ricerca, le imprese, le parti sociali e le istituzioni. Il capitale principale che abbiamo è il talento umano, quello che mi viene di dire l'intelligenza naturale. Non solo macchine, ma anche competenze e conoscenze. È di 16 milioni di euro, infatti, l'investimento della Regione per il piano Alte Competenze, a cui si aggiungono 4,5 milioni per il finanziamento di 10 scuole ad altissima specializzazione. Abbiamo delle buone università che da tempo, delle ottime università che da tempo stanno lavorando in questi settori e che collaborano molto spesso. Un esempio effettivamente è questa nuova scuola di alta formazione in intelligenza artificiale. Abbiamo un po' di fondi per chiamare qua dei talenti e soprattutto delle persone molto esperte che potranno assieme a noi insegnare queste nuove tecnologie. Il triangolo industriale dello sviluppo di questo paese storicamente era Milano, Torino, Genova. Il nuovo triangolo dello sviluppo è Milano, Bologna e Venezia.